Libertà e situazione è il titolo di questa prima lezione, di carattere più introduttivo, perché nelle lezioni successive entrerò più a fondo nel vivo dell'argomento. Per situazione intendo die Stellung des Menschen im Kosmos, come diceva Max Scheler, il posto dell'uomo nel cosmo, non solo la sua collocazione storica, ma anche la sua collocazione ontologica. In questo senso, l'uomo è un rapporto, non che sia in rapporto, non che abbia un rapporto, ma è un rapporto. Più precisamente un rapporto con l'essere, rapporto ontologico, rapporto con altro, intenzionalità, cioè è l'intenzionalità husserliana ontologicamente approfondita. E questo rapporto che l'uomo è in questo rapporto che l'uomo è, consiste la sua esistenzialità, la sua singolarità, la sua storicità. Quindi la situazione ha un aspetto non solo storico, ma anche ontologico. Non è solo il confine dell'esistenza, ma è un'apertura all'essere. Non è una limitazione, ma è una via d'accesso. Ha un aspetto storico personale e ontologico, come voglio dire, espressivo e rivelativo. E rappresenta la solidarietà della persona e della verità, della persona con la verità. Io un primo tempo diedi di questo rapporto una teoria di una relazione fra due termini, uno dei quali è nel rapporto in quanto essendo irrelativo pone il rapporto. E l'altro termine è nel rapporto solo in quanto è il rapporto stesso, cioè è relativo. L'essere è irrelativo, cioè inoggettivabile. Non si riduce, non si risolve nel rapporto. Non è considerabile come causa o principio esterno al rapporto, eppure è presente nel rapporto. L'uomo è in rapporto in quanto egli è costitutivamente questo rapporto. L'uomo dunque non ha, ma è rapporto con l'essere. Insomma, si tratta della teoria di una relazione di due termini, di cui, ripeto, l'uno è nel rapporto in quanto, pur essendo irrelativo di per sé e quindi contrario ad essere messo in rapporto, pone il rapporto. L'altro è nel rapporto solo in quanto, essendo relativo costituzionalmente, è il rapporto stesso. Questa è l'idea di un termine che è produzione infinita di rapporti ontologici, di prospettive viventi su di sé. La sua inesauribilità si radica nella sua inoggettivabilità. In fondo qui è già contenuto il concetto che sviluppa in seguito di un'ontologia dell'inesauribile. L'uomo ne può parlare solo in quanto egli stesso è rapporto con esso. Dell'essere l'uomo può parlare solo in quanto egli stesso è rapporto con essere, cioè punto di vista vivente sulla verità, l'infinità ontologica e personale dell'interpretazione è prefigurata nella concezione dell'irrelativo inoggettivabile come costitutore del rapporto ontologico e quindi come inesauto suscitatore di punti di vista. Come irrelativo l'essere si sottrae al rapporto, è irriducibile, eppure è presente nel rapporto, nel senso che lo istituisce. Non si può offrire se non all'interno di quel rapporto ontologico che l'uomo è.
è termine irrelativo di un rapporto, presente nel rapporto come irriducibile e inconfigurabile. Come dicevo, posizione di rapporti ontologici, produzione di prospettive sull'essere, ma in quanto inoggettivabile e inoggettivabilmente presente nell'atto umano. Il fatto d'essere inoggettivabile ed essere presente nell'atto umano lo preserva dalla possibilità di irrigidirlo in un principio fondamentale, in un fondamento. Come vedremo meglio in seguito, l'essere non è fondamento. E questo perché? Perché, come vedremo, è libertà. Qui c'è il ripudio della metafisica ontica, oggettiva, speculare, in favore di un'ontologia critica che parla indirettamente, che parla dell'essere solo indirettamente. Insomma, l'essere è in rapporto con l'uomo solo in quanto l'uomo è rapporto con l'essere. L'essere si dà all'uomo solo all'interno di quel rapporto con l'essere che l'uomo è. L'inoggettivabilità dell'essere non impedisce l'ontologicità dell'uomo, anzi coincide con essa e viceversa. Qui abbiamo una inseparabilità di esistenza e trascendenza, trascendenza nel senso che vedremo in seguito di origine jaspersiana. È coincidenza di autorelazione ed eterorelazione, cioè la verità non si offre se non all'interno dell'interpretazione che se ne dà. Si offre, ma come irriducibile, come irrelativa, come istitutiva, come inoggettivabile, come inesauribile. Dire che l'uomo è un rapporto significa dire che inizialmente egli è una coscienza reale, cioè muta, originaria, un'interpretazione della verità. Il discorso filosofico che su di essa si può portare non porta direttamente sull'essere, sull'origine, sulla verità. Non si può scrivere un rapporto de veritate, come se la verità fosse oggetto di una trattazione oggettiva. Il discorso filosofico non porta direttamente sull'essere, ma solo sull'uomo come rapporto con l'essere. Quindi, in questo senso, è indirettamente un rapporto, un discorso sull'essere. Parla indirettamente dell'essere, dell'origine della verità, di cui l'uomo è rapporto, coscienza, interpretazione. Ora sono giusto questa inoggettivabilità e questa inesauribilità che costituiscono lo spazio della libertà. Ed è appunto questa teoria di una coincidenza di autorelazione ed eterorelazione quella con cui precisai ulteriormente questa teoria di un rapporto fra un termine irrelativo e un termine relativo. Il concetto di coincidenza di autorelazione ed eterorelazione è di origine esistenzialistica, anzi, nel primo saggio che 50 anni fa scrissi sull'esistenzialismo, o meglio, scrissi su Heidegger e Jaspers, già vedevo in loro, in comune, questo concetto. Heidegger
nelle definizioni che gli dà dell'esserci, usa sempre due volte la parola essere. Una, propriamente l'essere, l'altra, considerando l'essere proprio dell'esserci. Si rifaceva, a parer mio, direttamente a Kierkegaard, che nell'inizio della malattia mortale parla di un rapporto che si rapporta con se stesso. E in ciò coincideva Heidegger con la concezione jaspersiana dell'inseparabilità di esistenza e trascendenza, cioè del concetto per cui della trascendenza non si può parlare se non nei termini di mia trascendenza, e quindi strettamente legata con l'esistenza. E questo concetto è anche quello per cui il suo oggetto è esterno e si può configurare indipendentemente da noi stessi che lo questioniamo. E invece il mistero è quello in cui è impossibile problematizzare l'essere senza mettere in questione se stessi. Ora, tutti questi concetti, a parer mio, si raggruppano sotto l'unica insegna di questo: l'esistenza è coincidenza di autorelazione ed eterorelazione. Ora, nel lungo percorso, nel lungo itinerario speculativo quale che esso sia, io cercai di svolgere nella mia attività filosofica, incontrai due modi di interpretare, cercai di definire questo concetto di esistenza come coincidenza di relazione, di autorelazione ed essere e deterorelazione in due modi. Uno, concependo l'atto umano come passività e attività insieme. L'altro, concependo l'atto umano come accettazione di un dono. Primo punto, passività e attività. Principio generale, nell'uomo non c'è passività che non si risolva in attività. La libertà ha certamente dei limiti esterni che sono la situazione stessa, dei limiti interni che sono la natura stessa della libertà, dei limiti originari che sono il fatto che l'uomo non ha dato la libertà a se stesso. Ma limitazione forse che significa opposizione, separatezza? Se sì, è insuperabile. Se sì, questi due termini non è più possibile metterli in rapporto. Se sì, la libertà è compromessa. Se sono contrapposte libertà e situazione, sono irrigidite. La situazione diventa un limite, una chiusura, un'angustia, un fato, una prigione. La libertà diventa un'attività pura, pura agilità, puro capriccio, puro nemmeno arbitrio, ma libito direi, puro capriccio. Invece, se non sono viste come contrapposte, ma se si sono viste nella concretezza dell'atto umano, esse si uniscono e si qualificano a vicenda. La situazione è già qualificata dall'iniziativa della libertà e la libertà concreta in situazione incarnata prende già corpo nella situazione. Sicché c'è sì una necessità che costituisce una datità e quindi una passività. E questo tanto nella situazione quanto nella libertà.